Ciurma, io sono Mazzetes, benvenuti in questo nuovissimo episodio dove andremo a cercare niente poco di meno che il tesoro di Lolonè. Quindi direi che togliamo questa maledetta pausa e andiamo verso l'infinito e oltre, no, verso... Perché non mi ricordo quei dannati nomi? Perché? Io sono una persona brava. Non Santa Fe. Come schio? Porco miseria. Ha un nome inglese. Cerca nord di Florida Keys. Ok, ci siamo. Cosa succede? Ah, a Petit Goave sono arrivati degli immigrati francesi. Français, les Français de la France, allons enfants de la patrie, le jour de gloire, passaggio sopravvento. Nave predona pirata, trasporto immigranti. La nostra ciurma, tra l'altro, è messa proprio male. Vediamo a che punto siamo per Florida Keys. Ci manca ancora tipo 300 miliardi. Dobbiamo costeggiare tutto. Noi costeggiamo tutto? Costeggiamo! Sti migranti clandestini, porca la miseria. No, questi non erano clandestini, questi erano proprio... Ehi, andate, ma sì, che bello, così andate a colonizzare nuove terre, uccidete tutti, tipo, oddio. Però non è che stiamo tanto costeggiando, e dov'è finita la costa di questo... Ok. Costeggiamo la costa, perché c'è un insediamento spagnolo, là. Navarra. Meglio fare attenzione, insomma. L'equipaggio, tra l'altro, è di una scontentezza che tra poco dovrò sciogliere... La ciurma, insomma. Ah, ma forse quando fa tentin è perché passa un mese. Non l'avevo mai notato. Ci siamo quasi? Sì, ci siamo quasi. Tra l'altro, allora, la mappa del tesoro ci dice un sacco di cose. Tipo, ci dice che dobbiamo cercare nord di Florida Keys e che c'è questo tipo di insenatura qua particolare. Allora, io direi che quella insenatura particolare può essere questa. Oppure può essere questa qua su. Ma io credo che sia più che altro questa. Quindi io andrei di là, poi tra l'altro qua ci dice che c'è le secche del teschio. Quindi io direi che andiamo a vedere di là, stanto siamo in direzione di Florida Keys, che dovrebbe apparirci tra poco qua davanti. Infatti là, Florida Keys, ma ci conviene aggirare questo isolotto. No, questo non è l'isolotto, questa è la cosa principale. Diciamo a nord di Florida Keys, là c'è la punta della vendetta. Quello forse è il teschio. Le secche del teschio, non mi ricordo più. Ma forse questo era anche il... No, quello è il capo del governatore. Qua era dove avevamo trovato un altro tesoro, se non sbaglio. Però noi dobbiamo cercare sempre a nord di Florida Keys. Quindi andrei a vedere un po' più a nord di qua. Per vedere se ci sono queste... Famosissime secche... Là, forse. Sì. Secondo me sono queste. Sono queste le secche del teschio, Sì, ok, allora... Noi sbarchiamo di qua. Non puoi sbarcare. Non mi fa sbarcare, perché? Allora, andiamo di qua, forse perché sono solo delle secche. Andiamo di qua, sbarchiamo dove c'è la foresta, senza troppi problemi, senza pensieri. Il tesoro troverò. Chi vivrò perché Hakuna Matata. Allora, noi dobbiamo trovare... dobbiamo andare più in là però. No, forse abbiamo fatto bene a scendere in là. Dobbiamo trovare delle palme, dei geyser, teste di pietra, tempio inca, un sacco di roba, insomma. Lol. Se noi andiamo di qua, vediamo se troviamo. Ok, qua c'è un geyser. Quindi dobbiamo essere nella direzione giusta. Se di qua ci sono tipo le palme. Non sto vedendo nessuna palme. Però ho visto il tesoro, ragazzi! Tipo il tesoro trovato più in fretta della storia di Sid Meier's Pirates. Ed eccolo qui, il tesoro di Lolonè. Quanti soldi ci frutterà? Tra l'altro noi non stiamo neanche scavando, stiamo là a guardare e basta. Sì! 5.000 pezzi d'oro, grandioso ragazzi. Possiamo tornare ora sulla nostra bella barchetta. La ciurma è comunque scontenta. Direi che possiamo
Andare a fare un giretto a Florida Keys per vedere se c'è qualcosa di interessante. Tanto visto che ci siamo vicini. E poi per capire un attimo che cosa fare, insomma, della nostra vita. Perché il barone là, Montalban, Marques Montalban, io lo farei in un altro video. Cioè, nel senso, ora mi sembra di essere un pochettino scarsissimo per affrontare il Marques Montalban. Nel senso che noi abbiamo già rischiato un sacco con lo scorso. Per farcela, e quindi le truppe francesi, guardate che questo si sta potenziando come non so che cosa, ma i francesi sono nostri amici per ora, quindi va bene, sono gli spagnoli e gli inglesi che ce l'hanno un po' con noi. Allora noi parliamo col governatore, vediamo se è contento perché sono arrivati quelli. Mio caro colonnello, ammazza te se entrate, vi prego, siamo in guerra con gli avidi olandesi. Noi no. Hai catturato una banda di pirati, perdoni, il re ne sarà compiaciuto. Ammiraglio! È il grado più alto che abbiamo raggiunto finora. Potenzialmente le navi costeranno meno nei porti francesi. Perfetto! Aumento di 250 acri la nostra proprietà. La bella figlia del governatore, oddio, ma io non so ballare. Ah no, quando saremo barone. Cioè, buonanotte. È un casino vero e proprio. Visitiamo la taverna, quanta gente? 7, vabbè. Che roba. Benvenuti a bordo. Vediamo più che altro se lui ha qualcosa da darci. A Grand Bahama. Sì, ma raccontami, ma. Non è che. Chi è questo? Gli insegno le buone maniere. Ehi, guarda che ti. Spacco la faccia, eh. Se molesti la mia locandiera, guarda, quella di Goldoni. Adesso vediamo cosa. Sì, l'abbiamo ferito, perfetto. È molto veloce. Però potremmo farcela se non sbaglio troppo. Ehi, 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 sì! Capitano fastidioso, lol. È rapido però, eh. Devo ammetterlo. Ho sbagliato. Ehi! Guarda che mo la locandiera ti tira una bella sventola sulla testa, ma io mi sbaglio se mi confondo tra le due. Mi confondo troppo tra le due. No, sto giro l'ho beccata. No, schiva molto bene quando li faccio dal basso. Però è finita per te, sciocco uomo. E guarda la locandiera come guarda con gli occhi dolci. Siete davvero un tipo audace. La vostra abilità con la spada tornerà utile da questa parte. Si direbbe che ci sono altri uomini desiderosi di unirsi all'equipaggio. Perfetto. Quanti? 10 uomini. Benvenuti a bordo, ragazzi. Yeah, grandissimi. Qualche cosa ci dice? Sei stato presentato. Dicono che sei una vera bellezza. Sì, sono stato presentato. Ma è davvero bella sta ragazza, eh. Cioè, sta. Mozzurro. No, non c'è niente di interessante qua. No, niente da vendere. Consultiamo maestro Dash per vedere se c'è qualcosa che ci potenzia di bello. Ripara, va bene. Ripara, noi ripariamo. Poi possiamo fare i potenziamenti. Però secondo me non ha tanto senso ora perché tra un po' dovremo dividere il bottino. E quindi, boh, niente. E vediamo se riusciamo ad assaltare qualcheduno. Tanto per fare un po' un giretto qua da queste parti. Là c'è una missione gesuita. Vediamo se ci dicono qualcosa i gesuiti. Magari ci dicono portate dei civili da una parte. Ah, uno zio che è scomparso. Il barone Raimondo, ma invaso spagnolo. Ha delle informazioni che potrebbe essere. Si nasconde nella città di San Juan. Oh, barone Raimondo. Oltre al Marques Montalban. Perfetto, questo ci è molto utile. Potremmo magari andare già a cercarlo dal prossimo video. No, sì, boh, no, non lo so. Forse ci conviene prima andare a vedere. Cioè, aspettare di essere divisi a. Li porto a Florida Keys. Perché è vicino. Ma guarda che giri che fa! Ma sei pazzo! Ma non lo so! Chi ti ha dato la patente nautica? Porca d'una miseria! Devo
mi sembra che dobbiamo tirarlo giù, perché qua se no siamo nei guai, perché ci secca i francesi poi se la prendono. Mancato in pieno, bellissimo. Sì, no, in sto giro invece sono io che l'ho mancato in pieno, di nuovo. Beh, andiamoci addosso, sentite. Meglio così, meglio così. Allora, noi andiamo con la spada lunga. Sì. Spariamo. Puff. Questo potrebbe essere qualcheduno di tosto, ma adesso vediamo subito. Ma sto sbagliando tutto. Allora, su, salta! Via, fellone! Non avrai mai la mia ciurma! Io difenderò la mia ciurma a spada tratta! Tra l'altro sono molto pochi loro, quindi... Dovrei... Perfetto, perfetto! Yeah! Addio, sciocco! Pluf, pluf! Allora, abbiamo preso, vabbè, 783, niente di che, prendiamo tutto e teniamo anche la nave, poi dopo tanto la vendiamo. Abbiamo salvato anche i migranti. Ma che cazzo? Boh. Allora adesso andiamo qua e vediamo se riusciamo a vendere la barca. E vendiamo. Sì, è un brigantino. Potrebbe esserci utile. Proviamo questo che è piuttosto questo. Al fasciame di rame. Vabbè, vendiamo. Cioè, chi se ne sbatte. Cioè, continua, andiamo a vedere se il governatore ci dice qualcosa. Ah, saremo presto, vabbè, ok. Invece andiamo a vedere se abbiamo guadagnato qualcosa da poter vendere. No, cibo e cannoniche, quindi non sono niente di fondamentale. Direi che salpare è una buona idea. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di rapido, se no poi dopo chiudiamo il nostro videonzolo. Ci sono degli spagnoli, andiamo contro gli spagnoli, dai. Quanto... cos'hanno questi spagnoli? Un galeone mercantile. Cosa... 65 uomini, sì dai, non sono tanto. 10 cannoni. Secondo me dovremmo farcela abbastanza senza troppi problemi. Senza problemi. Ce la faremo noi. Oh, gli abbiamo seccato 6 cannoni con un tiro solo, eh. Perfetto. Mi è rimasto un solo cannone. Magari se riusciamo a seccargli anche l'ultimo cannone. Si arrendono. Sì, infatti, si arrendono. Perfetto. Prendiamo 514 pezzi d'oro e... Hanno della roba, hanno dello zucchero, sì, buono, e del cibo, che non è male. Allora, noi prendiamo tutto e teniamo la nave, tanto andiamo a venderla qua proprio Florida Keys, che siamo appena qua. Peccato che i francesi non siano in guerra con gli spagnoli, altrimenti avremmo potuto approfittarne della situazione. Qua vendiamo questo galeone mercantile, no. No, no, allora andiamo prima dal mercante, vendiamo... Lo zucchero, che poi vabbè non vale tanto qua lo zucchero, però sono sempre soldi a gratis che ci facciamo. E... Ma io venderei anche una decina di cannoni, perché non credo che ci servano così tanti cannoni, anche del cibo. 25 mesi, ma sì, dai, ma cioè figurati. Se ce l'abbiamo per tipo 12 mesi, per un anno, mi sembra sufficiente, dai. Così va bene. E Maestro Dasha, facciamo che vendere questa e riparare questa. Perfetto. Mi sembra buono. Adesso possiamo salpare per l'ennesima volta. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di interessante a sto giro. Non so, qualcuno di nazionalità diversa. Vabbè, qua ci siamo passati un attimo fa. Ci hanno detto del barone Raimondo, del Marchese Montalban. Qua è la Habana. Però temo che ce l'abbiano con noi gli spagnoli. Vediamo se ci attaccano o meno. No, non ci attaccano, per fortuna. Vediamo se il governatore dice qualcosa.
Ah, abbiamo tirato giù un olandese. Vabbè, niente di che. Alla taverna, vediamo se si trova qualcosa. La Habana, la Habana. 10 uomini, sì, va bene, perfetto. Vediamo, più che altro sono interessato da lui. Vabbè, città di Santiago. Ma ci dà tante informazioni, ma... se uno non fa il per il... Vabbè, ma chi se ne sbatte che è stato potenziato col fasciame di rame? Tanto il terzo, non so se ci arriva neanche mai al... Ah, era l'internato Campeche. Ok. Buona idea, qua non c'è più un Kaiser da fare e quindi direi che possiamo anche salpare. E vedere una piccola avventura, se riusciamo ad avere una piccola avventura. Chi sono quelli? Ah, questi sono gli indiani, lol. Catalogna. Ferve di attività, vediamo un attimo. Ah, il nuovo governatore di La Habana. Ma sì, dai, lo portiamo. Anche perché se ci inimichiamo troppo gli spagnoli, poi dopo rischiamo che ci secchino totalmente. Tiriamo giù un corsaro pirata. Che ha pochi cannoni. E pochi uomini. Cioè, l'abbiamo tipo sfasciato. Le navi collidono, noi andiamo sempre di spada lunga e versatile. Bam. Ti ho ferito, fellone. È abbastanza veloce sto tipo, eh. Lo stocco non mi ricordo se è quello con la difesa veloce o con l'attacco veloce. Comunque è straveloce sto tipo. Credo possiate accorgervene anche voi di sto fatto. Allora, prendiamo 403 pezzi d'oro e 8 cannoni e 30 tonnellate di cibo, che non è granché, però vabbè. Aspettiamo che arrivi il nuovo governatore, così magari ci danno una qualche promozione, non lo so. L'economia è fiorente! Adesso andiamo a vedere cosa ci dice lo governatore che abbiamo portato noi. Siamo in guerra, sì. Hai catturato un brigantino privata. Ma come un giorno, ma vaffanbro, ma porca di una miseria. Qua ci siamo stati un attimo fa, non potevo vendere. Vabbè, distruggiamo anche questa nave per una pirata. Non dice un Kaiser, però, di sta... Equipaggio 125, che Kaiser? Ah, non ho le palle mitraglie su questo, dannazione. Speriamo di farcela perché hanno davvero un sacco di equipaggio. Almeno mi pare di aver visto 125, o magari mi sono sbagliato. No, infatti sono un sacco loro. Perfetto. Fortunatamente non abbiamo perso troppi uomini. Il malvagio Marchese Montalbán si sta dirigendo alla Habana. È partito 15 giorni fa. Ok. Però non so se sarà il caso di affrontarlo questo Marchese Montalbán. Anche se dobbiamo comunque... Boh, parliamo col governatore, speriamo che ci dia qualcosa e se no chiudiamo qua. Siamo sulla buona strada, ma porca miseria! Degli uomini, 3 uomini, benvenuti a bordo. Spade bilanciate. Sì, va bene. Meglio investire i soldi adesso fin tanto che li abbiamo. Capitan Kid, l'affondo rapido. Ok. E il tizio ci dice?
Hai partito 26 giorni fa, perfetto. Allora, io farei che commerciare con il mercante, gli vendiamo un po' di cibo. Teniamo per 12 mesi. E vendo un po' di cannoni. E vendiamo le navi catturate. Vendiamo queste e vendiamo queste. Perfetto, questo è da riparare. No, no, no. Yeah, perfetto. Io direi che per questo video può essere tutto, ragazzi. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio. Buona giornata!